tutti, oggi in questo video vi mostrerò alcune delle mie prime creazioni in Fimo, più in là poi ve ne mostrerò altre. Allora, iniziamo con questi orecchini, pendenti a forma di cuore, sono molto molto carini. Poi abbiamo come sempre come orecchini pendenti questi a forma di fiore, arancione e giallo. Poi ancora abbiamo questi a forma di triangolo, insieme al ciondolo per la collana, che ancora non ho montato. Poi abbiamo come bracciale questo di qua, all'elastico, con la perla. Poi come portachiave abbiamo questo con i cuoricini, questo di qui. Poi abbiamo quest'anello a forma di fiore, poi questo di qui a forma di ciambella. Poi questo a forma di quadrifoglio bianco con degli strass fucsia. Poi e questo di qui a forma di liquirizia con un cuoricino arancione e due palline verdi e fucsia. Poi come collana ho questa. Questa di qui che è una luna e un sole uniti. Poi, scusate, poi ho queste collane blu e un rosa carne a forma di stelle, tre stelle unite. Poi ci sono questi due phone strap, mi pare che si dica così, questi due a forma di stella con gli occhietti. Poi sempre come phone strap questo di qui, ho una ciambella e la glassa azzurra. Poi ho provato a fare questa torta. Mi è venuta abbastanza carina, ma ancora non so cosa fare. Con i due pezzettini, le due fettine. Poi ho fatto queste due coccinelle e nemmeno questo so cosa farcene ancora. Delle calamite, delle mollettine, vediamo. Queste due coccinelle. Poi come orecchini a lobo questi cuoricini azzurri, poi ci sono i gialli. E arancioni poi questi di qui a forma di topolino, topo. Poi questi a forma di apina, colina, un'ape piccola. Sono molto simpatici. E poi questi due a forma di fiocchetto blu. Scusatemi per l'interruzione. Comunque, eravamo rimasti ai fiocchetti blu.
E infine, queste perle. Ho provato a fare questa tecnica. Diciamo che è venuta bene. Ma non so cosa farcene. Comunque, per adesso ho finito. Ci vediamo al prossimo video con altre mie creazioni. Ciao ciao!